Buon pomeriggio a tutti, come dico sempre, bentornati sul nostro canale perché stiamo facendo un bel lavoro insieme di controinformazione. Ho il piacere di avere il professor Alessandro Orsini oggi con noi per questa nostra diretta. Alessandro cura e direttore di una testata importante che si occupa appunto di informazione geopolitica dal nome sicurezzainternazionale.com. Anche Alessandro ha un canale YouTube con il quale fa controinformazione, ha appena superato i 150.000 iscritti, noi siamo quasi 300.000. Lo dico Ale perché il lavoro di controinformazione o informazione è molto importante. Se non fosse così importante, il sistema non investirebbe così tanto nella disinformazione. Dunque, fare informazione è decisamente importante. Io e Alessandro siamo accusati da anni non soltanto di essere filoputiniani, ma evidentemente di avere una linea diversa da quella portata avanti dal mainstream o comunque dal cosiddetto blocco occidentale o dal pensiero unico e tante cose che abbiamo sostenuto tra i primi, io Alessandro per i suoi studi, anche proprio per i miei viaggi, perché sono andati in Russia poco dopo l'invasione, l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, si stanno verificando, poi puntualmente accadono altri fatti che poi non cambiano poi la realtà, però vengono presi Alessandro dal sistema mediatico e politico come prove del successo dell'Unione Europea, prove della vittoria imminente della NATO, prove della imminente disfatta russa o del crollo economico-finanziario. Quante volte abbiamo letto che le sanzioni erano lì, erano sul punto appunto di far crollare la Russia? Le notizie, ieri ho fatto una diretta, questi giorni sono crisi politica, economica, direi anche esistenziale e finanziaria della Germania, il principale paese, il motore economico dell'Unione Europea, il paese tra l'altro ha investito maggiormente in questo suicidio appunto della strategia occidentale in Ucraina. Vincono i cosiddetti estremisti, poi la cosiddetta populista di sinistra per me dice delle cose veramente interessanti. Ma poi la Volkswagen ha eletto, ha ipotizzato di chiudere il primo stabilimento in Germania, non era mai accaduto dalla fondazione della Volkswagen 1938 ad oggi. E dall'altra parte la Federazione Russa viaggia economicamente a gonfie vele, anzi cresce troppo, ci sono dei problemi, esistono problemi di eccessiva crescita. Dal punto di vista della politica interna, del sostegno interno, come diciamo che te da anni, io proprio perché andai a parlare con i russi 2 anni e più di 2 anni fa, Putin non ha mai avuto un supporto popolare così imponente come oggi. In un certo senso, e arriviamo alla prima questione che affrontiamo insieme, la cosiddetta invasione della Russia da parte ucraina, cioè una sortita di pochi chilometri in territorio russo nella zona di Kursk, in realtà ha rafforzato, anche se vogliamo dirla così, la narrazione putiniana, ovvero il sostegno proprio popolare nei confronti di Putin, che ha gioco facile nel dire: avete visto che non gliene frega niente di arrivare a un compromesso, a un accordo, ma addirittura vogliono indebolire, vogliono colpire direttamente la Russia, ovviamente grazie alla tecnologia, al supporto dell'intelligence occidentale, perché nessuno al mondo crede che Zelensky si sia mosso in perfetta autonomia in questa azione a Kursk. Cosa ne pensi? Cosa sta accadendo? Perché i primi giorni, Alessandro, chiaramente euforia generale dei principali giornaloni italiani o dei telegiornali, tutti che coprivano questa avanzata nella zona appunto di Kursk. Tra l'altro, parentesi, i mezzi di informazione in Italia dicevano: ah, Zelensky ha scelto Kursk perché ricorda ai russi il disastro del sottomarino, appunto, dopo pochi è avvenuto appunto la tragedia, hanno perso la vita tanti soldati russi, il sottomarino nucleare che si chiamava appunto Kursk, avvenuta pochi anni dopo la presa del potere da parte di Putin. In realtà, lo dico a tutti, venne chiamato così quel sottomarino in onore dell'inizio della controffensiva a Kursk, ovvero una battaglia all'interno della quale vi fu la più grande battaglia nella storia tra mezzi corazzati, che ha segnato l'inizio della controffensiva appunto da parte dell'armata russa durante la Grande Guerra Patriottica, che poi ha portato Zhukov a entrare dentro Berlino, perché i primi che entrarono a Berlino furono appunto i sovietici. Quindi per questo hanno chiamato Kursk. Quindi in un certo senso, Ale, alla popolazione russa, se si attacca alla zona di Kursk, se si combatte in quella zona, questo risveglia, per dirla alla professor Barbero, la memoria collettiva di un popolo intero, quindi questo popolo ancora di più si compatta intorno all'attuale inquilino del Cremlino. Comunque, che cosa sta accadendo? Se ti ha sorpreso questa iniziativa di Zelensky e secondo te quali sono i reali obiettivi e se li stanno raggiungendo? Dunque, direi che se noi vogliamo comprendere l'offensiva a Kursk, dobbiamo comprendere la controffensiva ucraina, perché
la controffensiva ucraina e l'invasione di Kursk sono strettamente legate tra loro, talmente interconnesse che si potrebbe addirittura parlare di una sorta di relazione di causa-effetto. In che senso? E come sappiamo, 5 giugno del 2023 è iniziata la controffensiva ucraina, che si è risolta in un fallimento spaventoso. L'esercito ucraino si è di fatto autodistrutto. La controffensiva ucraina è iniziata il 5 giugno 2023 ed è terminata grosso modo intorno alla fine di settembre del 2023. Noi abbiamo la certezza che quella controffensiva abbia causato l'autodistruzione dell'esercito ucraino attraverso una serie di dati, e uno di questi è la richiesta di Zelensky, poi divenuta ufficiale nel dicembre del 2023, di arruolare 500.000 nuovi civili. E quindi è chiaro che questa controffensiva, che iniziava secondo i media italiani con l'obiettivo di spazzare via i russi da tutti i territori occupati, causando addirittura la caduta di Putin, ha poi ha avuto come risultato una catastrofe impressionante. Chiedere infatti 500.000 nuovi civili da arruolare dopo una controffensiva che avrebbe dovuto sconfiggere la Russia significa che l'Ucraina è partita per distruggere ed è tornata distrutta. E con la fine della controffensiva ucraina noi abbiamo iniziato a registrare una serie di dati anomali dal fronte. In particolare, il dato anomalo è stata la velocità con cui roccaforti ucraine molto ben fortificate hanno iniziato a cadere. E questo è il caso di Avdiivka. Avdiivka è stata una delle battaglie più importanti della guerra, probabilmente all'epoca dei fatti la più importante insieme con Bakhmut, e Avdiivka è caduta in un tempo rapidissimo. E tutti gli analisti occidentali immaginavano che Avdiivka avrebbe resistito molto a lungo, così non è stato. A partire da Avdiivka i russi hanno iniziato a conquistare un territorio dopo l'altro, hanno iniziato poi il bombardamento massiccio di Chassiv-Yar, ma soprattutto hanno iniziato ad affliggere una serie di roccaforti di enorme importanza strategica per l'Ucraina e anche a conquistarle. Adesso i russi stanno praticamente strangolando Pokrovsk, che è un centro logistico importantissimo per gli ucraini. Chiaramente noi stiamo parlando del Donbass, in particolare del Donetsk, che è una di quelle due regioni che con il Luhansk forma il Donbass. Caduta Pokrovsk, noi dovremmo assistere a un'ulteriore accelerazione della penetrazione russa in Donbass per le ragioni che ho appunto indicato. A questo punto che cosa è accaduto? È accaduto che i media occidentali, questo non ce l'hanno spiegato, che l'Ucraina ha certificato la propria sconfitta modificando completamente l'impostazione iniziale, perché l'impostazione iniziale era dateci armi per liberare territori ucraini dai russi. Adesso queste armi vengono utilizzate per invadere Kursk. Perché? Perché è ormai certificato con questa mossa che gli ucraini non sono in grado di liberare i territori occupati dai russi. La conclusione logica dovrebbe essere un discorso pubblico, completamente diverso da quello cui assistiamo, cioè un discorso pubblico che spieghi che le politiche della NATO in Ucraina hanno causato la distruzione di quel paese e lo smembramento dell'Ucraina, perché come ho spiegato, come ho sempre detto anche in televisione, da Bianca Berlinguer, qui con te, come ho scritto tante volte, non esiste nemmeno una possibilità su 1 miliardo che gli ucraini riescano a sconfiggere i russi e nemmeno una su 1 miliardo che riescano a riconquistare i territori perduti. A questo punto Zelensky è venuto a trovarsi in una condizione disperata. Ha deciso di spostare le sue truppe migliori in larga parte dal Donbass per condurre questo sfondamento a Kursk. Cerchiamo di capire di che cosa è un territorio largamente spopolato che si compone prevalentemente di campi aperti, di boschi, di fiumi. Perché? Proprio perché c'è una centrale nucleare, quindi hanno ritenuto di doverla costruire i russi in un'area poco popolata. E gli ucraini hanno giocato molto sull'effetto sorpresa, sono riusciti a penetrare alcuni chilometri. In realtà l'area che gli ucraini controllano è molto piccola e soprattutto non è un'area che abbia un'importanza strategica particolare, e fatta eccezione per la centrale di Kursk. A questo punto Putin ha esultato. Perché? Perché Zelensky, per condurre questa
offensiva a Kursk ha dovuto spostare le sue truppe migliori dal Donbass, quindi indebolendolo ulteriormente e quindi accelerando la caduta delle roccaforti ucraine, mentre Putin, che ha un esercito esorbitante rispetto a quello ucraino, ha potuto tappare la falla di Kursk gettando nella mischia nuovi soldati. La situazione per Zelensky negli ultimi giorni si è addirittura aggravata, perché adesso sta spostando addirittura soldati da Zaporizhia. Infatti gli ultimi combattimenti a Zaporizhia ovviamente sono tutti in favore dei russi, e anche ad altri fronti, da Kherson e così via. E in questo momento i russi sono riusciti ad arginare l'offensiva ucraina a Kursk. La strategia dei russi sostanzialmente consiste nel fare accomodare gli ucraini a Kursk e poi falcidiarli con gli aerei. Comunque ovviamente anche i russi hanno avuto perdite importanti a Kursk, ma il rapporto è tutto in favore dei russi, cioè stanno cadendo molti più ucraini a Kursk rispetto ai russi, e questo per una ragione elementare, perché l'esercito ucraino si deve lanciarsi verso i russi senza avere la copertura aerea. Chiaramente quando tu ti lanci contro il nemico e disponi della copertura aerea, comunque hai molte più perdite, perché devi conquistare e non difendere. Tu prova a immaginare quante perdite tu possa avere se ti lanci contro un nemico senza avere la copertura aerea, perché i cieli, come sappiamo, sono russi. Quindi gli ucraini, tra le altre cose, stanno perdendo la strumentazione più importante che la NATO ha dato loro, la stanno perdendo a Kursk. I russi stanno distruggendo tanti HIMARS, tanti Patriot e carri armati, insomma tutta la dotazione militare migliore che la NATO ha dato a Zelensky se la sta giocando a Kursk. E nelle ultime ore noi abbiamo assistito alle dimissioni di Kuleba, questa è proprio notizia recentissima di poche ore fa, e a mio giudizio queste dimissioni dobbiamo attendere per poterle interpretare correttamente. Per quale motivo? Chiaramente la questione che a noi interessa maggiormente è perché Kuleba si è dimesso. Ricordiamo a tutti, Kuleba è il ministro degli esteri, un super falco, un estremista che ha sempre creduto e ha sempre proposto di sconfiggere i russi sul campo, che ha sempre offerto le soluzioni più estreme per risolvere il conflitto in favore degli ucraini. E a mio giudizio bisogna capire con chi, o meglio da chi, Kuleba verrà sostituito, perché se Kuleba sarà sostituito da un falco come lui, allora noi possiamo immaginare che la causa principale delle sue dimissioni siano legate alla politica interna, per quanto la politica interna sia di fatto indistinguibile dalla politica estera quando uno Stato è coinvolto in una guerra esistenziale come il caso dell'Ucraina. Però diciamo, utilizzo questa espressione soltanto per farmi capire meglio. Quindi se Kuleba dovesse essere sostituito da un falco come lui, possiamo immaginare che Kuleba sia caduto per ragioni interne, perché è entrato in conflitto con Zelensky. Se invece Kuleba fosse sostituito da una colomba, saremmo autorizzati a pensare che le cause delle sue dimissioni, che la causa principale delle sue dimissioni siano legate alla politica internazionale, cioè è Zelensky che si sta predisponendo alla resa, è Zelensky che si sta predisponendo alla trattativa, che poi di fatto noi occidentali, per ragioni mediatiche, la chiameremo trattativa, ma qualunque trattativa con la Russia in queste condizioni sarebbe una resa alla Russia, e quindi sceglie, ammesso che lo faccia, un ministro degli esteri che ha posizioni più moderate rispetto a Kuleba. Noi vediamo che una parte del fronte della NATO sta assumendo un atteggiamento più moderato, lo vediamo anche da parte del governo Meloni, che è sempre stato un governo piuttosto intransigente, cioè fino alla penetrazione ucraina a Kursk il governo Meloni è stato uno dei più estremisti in fatto di guerra in Ucraina, e conosciamo le dichiarazioni della Meloni, il conflitto in Ucraina si risolve soltanto con la sconfitta della Russia sul campo, dobbiamo mandare tutte le armi e tutti i soldi che possiamo inviare all'Ucraina. Quindi diciamo, la posizione del governo italiano, chiaramente noi non la rappresentiamo in questo modo, perché il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è completamente corrotto, ma è stata finora una posizione iper radicale e iper estremista, perché soltanto così può essere definita la posizione di chi dica la Russia deve essere sconfitta sul campo. Adesso però il governo Meloni di fatto, Crosetto, ha condannato la penetrazione, diciamo l'invasione ucraina della Russia, e sia Tajani sia Crosetto hanno proibito a Zelensky di utilizzare gli Storm Shadow, perché di questo stiamo parlando, gli italiani, cioè i missili a media e lunga gittata italiani,
in territorio russo da Kursk, no? Perché è chiaro che se tu rilanci da Kursk hai una penetrazione molto maggiore in territorio russo, perché ci sei già in territorio russo. E qui secondo me Crosetto si rende conto che la regolarità che avevo individuato all'inizio della guerra era corretta, cioè per ogni proiettile della NATO che l'Ucraina lancerà contro la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina. E poi ho semplificato ulteriormente dicendo per ogni passo avanti l'Ucraina farà 2 passi indietro. Infatti quando il 6 agosto scorso l'Ucraina ha invaso Kursk, i media italiani erano in fibrillazione, no? C'era questa grande euforia. Io subito il 6 agosto stesso ho fatto un tweet e ho iniziato a dire l'Ucraina ha fatto un passo avanti, bene, forse male, farà 2 passi indietro. E così è stato, perché poi le roccaforti nel Donbass hanno iniziato a cadere una dopo l'altra. E secondo me Crosetto ha ormai acquisito coscienza della tragedia in cui si trova l'Ucraina, che vorrei rappresentare nel modo più semplice possibile. Che cosa intendo dire quando io parlo di tragedia ucraina? Intendo dire che la tragedia può essere definita come un conflitto senza soluzione. È per questo che è una tragedia, perché non ti dà via di scampo. E nella mia interpretazione la tragedia ucraina consiste nel fatto che se l'Ucraina continua a combattere si autodistrugge, ma se si ferma viene distrutta. E in questo senso è una tragedia, ed è diventata una tragedia, quindi un conflitto irrisolvibile, perché la NATO l'ha resa tale. Se la NATO avesse trattato come io suggerivo sino al 24 febbraio 2022, l'Ucraina non si troverebbe in una condizione così tragica, perché all'inizio l'Ucraina si trovava in una condizione drammatica, ora si trova in una condizione tragica. La condizione drammatica è una condizione afflittiva che però ti lascia una via d'uscita, una condizione tragica è una condizione che non ti lascia via d'uscita. E a tutto questo, però ci sono anche i falchi, no? Ricordiamo che il governo italiano si è molto moderato nei confronti della guerra in Ucraina, ma Ursula von der Leyen, addirittura Borrell, hanno un atteggiamento ancora iperestremista, perché come sai Borrell ha appunto proposto di colpire il territorio russo in profondità con le armi della NATO, sparandole da Kursk. Ora, tra tutte le questioni, questa è in assoluto quella che mi sta più a cuore, questa è la cosa più importante che vorrei dirti in questo nostro incontro. Io sono semplicemente sbalordito che l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea sia incapace di partorire un ragionamento così elementare. Semplicemente mi atterrisce pensare che le vite nostre e dei nostri figli siano in mano a persone, io non direi così sconsiderate, ma addirittura così stupide. Ti voglio fornire le prove su cui poggio questa mia affermazione, cioè che Borrell è uno stupido. Borrell è uno stupido per una ragione molto semplice, che ha a che vedere con la constatazione dell'ovvio. Siccome il sistema dell'informazione sulla politica internazionale è completamente corrotto, noi non siamo in grado di constatare l'ovvio. Ora, che cos'è ovvio? L'Ucraina ha resistito e è andata avanti nella guerra, essendo colpita da centinaia e centinaia di missili russi. Se noi aggiungiamo anche i droni, potremmo parlare di migliaia ormai, no? Di missili e di droni russi. Ora, è chiaro che la Russia ha una capacità di resistenza 10 volte superiore rispetto all'Ucraina. Ne consegue che se l'Ucraina è riuscita a proseguire la guerra essendo colpita da 1000 missili russi, Borrell è uno stupido perché non si rende conto che la Russia potrebbe proseguire la guerra essendo colpita da 10.000 missili ucraini, di cui chiaramente l'Ucraina non dispone, perché l'Ucraina ha una manciata di Storm Shadow, perché noi non siamo in grado di fornirla della dotazione militare necessaria per fronteggiare questa invasione. Questo è il dramma del nostro tempo. Noi siamo nelle mani di un gruppo di stupidi. Borrell è uno stupido. Borrell è una persona incapace di ragionare logicamente sulla base delle evidenze empiriche che emergono dal campo. Se noi colpissimo la Russia in profondità con gli Storm Shadow, nella mente obnubilata di questo stupido che è Borrell, c'è l'idea che la Russia si arrenda o che assuma un atteggiamento di resa. Non è quello che accadrebbe. Se noi colpissimo la Russia da Kursk con i missili della NATO, semplicemente la Russia inizierebbe a superare delle linee rosse. Quindi voglio fornirti la seconda prova su cui appoggio questa mia affermazione che Borrell è uno stupido. La seconda prova è che Borrell, essendo stupido, non ha capito che la Russia ha una serie di linee rosse
che sta rispettando. Cioè, essendo uno stupido, Borrell pensa che le linee rosse le stia rispettando soltanto l'Ucraina. Ed essendo uno stupido, immagina che l'Ucraina, violando queste linee rosse, metterebbe la Russia con le spalle al muro, senza rendersi conto che se l'Ucraina, o meglio la NATO, violasse anche questa linea rossa, la Russia inizierebbe a violare le linee rosse che finora ha rispettato, perché la Russia è nella condizione di carbonizzare Kiev anche senza ricorrere alle testate nucleari. Per radere al suolo Kiev completamente, Putin non ha bisogno di utilizzare le armi nucleari, lo può fare tranquillamente attraverso l'aviazione, lo può fare bombardando Kiev, così come gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iraq nel 2003, o come Netanyahu sta bombardando Gaza, potrebbe sparare missili in tutte le direzioni e causare una catastrofe umanitaria con milioni di ucraini che scappano verso i paesi dell'Unione Europea. Se io dovessi dirti qual è il fenomeno più tragico del nostro tempo, è quello che Vilfredo Pareto chiamava la corruzione delle élite. E nella sociologia politica di Vilfredo Pareto, un'élite governante si corrompe quando non è più in grado di svolgere una funzione di guida, cioè la funzione a cui è preposta, per la quale noi la paghiamo, cioè guidarci. Ecco, Borrell è espressione di una classe dirigente completamente corrotta perché ha smarrito la capacità di governo. Borrell è semplicemente una persona incapace di un ragionamento logico, questo è tipico delle élite governanti corrotte. Ale, ti interrompo, a parte sostengo tutto quello che dici, ricordo a chi ci ascolta che Borrell fu colui che più di tutti insieme alla von der Leyen ha insistito, ottenendo tra l'altro la possibilità, sull'utilizzo di una parte dei fondi del PNRR appunto per acquistare armi, munizioni, andare a Kiev, dunque una parte dei denari che l'Unione Europea ha stanziato per affrontare le conseguenze sociali, economiche, anche sanitarie appunto della pandemia, sono stati utilizzati e vengono utilizzati ancora per acquistare armi e inviare a Kiev. E come dici tu, è folle tutto quello che stanno portando avanti, così folle che mi viene da domandarmi e anche domandarti se la strategia non sia appunto questa. Io qualche giorno fa ho scritto un articolo in cui, ovviamente partendo dal presupposto che sono questioni diametralmente diverse, non si possono neppure paragonare, ma ho riflettuto e mi sono ricordato un'email che Sidney Blumenthal, collaboratore storico di prima di Bill Clinton e poi di Hillary, inviò a Hillary Clinton poco prima delle elezioni del 2016, che vedrò la Clinton sconfitta da Trump, mail che tra l'altro poi, no scusami, la mail la inviò un po' prima, ma venne resa pubblica da Wikileaks e da Assange poco prima appunto delle elezioni del 2016, le presidenziali americane. All'interno di questa mail Sidney Blumenthal parlava dei principali obiettivi francesi per quanto riguardava la guerra in Libia. Quando la comunicazione europea, francese ma anche italiana, ci tentava di giustificare appunto la guerra in Libia con dobbiamo buttare giù Gheddafi che sta violando i diritti umani, tutte balle, no? Che Gheddafi non stesse violando i diritti umani, ma comunque altri presidenti autocrati, amici dell'Occidente, violavano ancora di più i diritti umani rispetto a Gheddafi. Ma la guerra è stata fatta per altre ragioni e Blumenthal le indica, tra le varie ragioni che indica Blumenthal a Hillary Clinton, ve n'è una, ovvero il tentativo di rafforzare politicamente, internamente Sarkozy che se la passava male. Le guerre storicamente servono anche a rafforzare, diciamo a distrarre la pubblica opinione da altre questioni e problematiche interne e quindi di rafforzare, di mantenere al potere determinati uomini politici. È quello che sta realizzando senz'altro quel criminale nazista del terzo millennio di Netanyahu, perché dicono delle cose da neonazisti, lui e altri ministri estremisti israeliani. Sta cercando il più possibile di provocare l'Iran, in ogni modo, colpendo a Teheran il capo dei negoziatori di Hamas, colpendo a Damasco, lo dimentichiamo, l'ambasciata iraniana in Siria, una roba che è una chiara dichiarazione di guerra. L'Iran non ha mai risposto come avrebbe potuto e anche in un certo senso come avrebbe avuto diritto di fare, chiaramente, come forma di risposta. Questo perché, dal mio punto di vista, e non a caso Putin ha inviato a Teheran, poco dopo appunto l'assassinio il numero di Hamas, l'ex ministro della difesa, appunto per spiegare al governo dell'Ayatollah andateci piano, questa è la mia opinione, andateci piano, non rispondete in maniera esagerata perché alla Russia non conviene l'allargamento del conflitto in Medio Oriente, anche perché questa è una verità, una parte, una piccola parte, non la parte più principale, una piccola parte dell'arsenale militare russo
viene anche dall'Iran, che produce in maniera significativa e molto velocemente soprattutto droni. Dico una parte, Alessandro, perché ricorderai che 2 anni e passa fa, quando andai appunto in Russia, soprattutto nella zona degli Ural, intorno a Ekaterinburg, dove c'è l'industria pesante russa, le fabbriche dell'Uralmash, dell'Ural Vagon Zavod, dove producono gli armamenti, i carri armati, le munizioni, io parlando con le persone dissi e scrissi 2 anni fa, qui c'è piena occupazione, fanno 3 turni al giorno, le fabbriche producono H24, mentre la Repubblica parlava di carenza di missili e russi che combattevano con le pale. Notizia di 2 giorni fa, rilanciata al Financial Times, piena occupazione nel settore appunto militare russo, addirittura manca mano d'opera, cioè ci sarebbe bisogno di maggiori assunzioni. Questo per dire. Però per tornare alla questione appunto, non conviene chiaramente l'allargamento del conflitto in Medio Oriente alla Russia, per me neanche a Teheran, dunque secondo me Putin gli ha detto andateci piano, ma Netanyahu sta cercando il più possibile di provocare la reazione iraniana, sulla quale poi costruire la nuova reazione israeliana, magari tentando di coinvolgere Gran Bretagna e Stati Uniti d'America per sbrigare la faccenda Iran una volta per tutte, magari oggi, perché tra 5-6 anni potrebbe essere più difficile, perché l'Iran continua comunque a dotarsi comunque di un sistema missilistico importante. Quindi la guerra, l'allargamento serve a Netanyahu per mantenersi al potere e anche il tentativo di provocare una reazione. Posto, ripeto, che le questioni Ucraina e Gaza non c'entrano niente, una è una guerra, l'altra è un massacro, un tentativo di genocidio a danno di una popolazione civile, ma secondo te l'idea dell'offensiva o dell'intrusione o della sortita a Kursk non è stata fatta anche con l'idea di provocare Mosca, magari arrivando anche a colpire la centrale nucleare che si trova nel territorio di Kursk, per tentare appunto poi di provocare appunto una reazione più poderosa, il superamento di un'Unione Rossa, che hai perfettamente ragione. Sembrerà putiniana questa affermazione, ma non lo è. Guardate che noi europei dobbiamo ringraziare che in questo momento al Cremlino c'è Putin, perché se ci fosse qualche altro falco intorno che diciamo che vola intorno a Putin, la situazione sarebbe decisamente peggiore, perché Putin in questi 2 anni, e non lo sto giustificando su 1000 cose, ha mantenuto molto di più i nervi saldi lui di altre persone che avrebbero potuto prendere il suo posto. Su questo credetemi, perché io ho parlato con esponenti del partito di Putin che sono molto più estremisti e che considerano Putin un moderato, il partito si chiama Dinaya Rossiya, Russia Unita. Ma secondo te l'idea appunto di questa offensiva è stata pure fatta con l'obiettivo di provocare il superamento di una linea rossa da parte di Mosca per poter poi dire alla NATO: avete visto, ha distrutto questo quartiere intero di Kiev, oppure ha buttato una prima bomba nucleare tattica in quel territorio, non potete non occuparvi direttamente, quindi non più soltanto fornendo armi, ma dovete entrare in guerra direttamente fornendo uomini. Secondo te qualcuno all'interno del governo ucraino ha avuto anche quest'idea, ha pensato a questo obiettivo? Ah, sicuramente, questo è quello che penso anche io, ma questo fa emergere tutta l'inanità di Zelensky e la sua inadeguatezza come capo di Stato, perché i suoi calcoli, a mio giudizio, sono completamente sbagliati. E anche io, come te, penso che Zelensky stia cercando di valicare il maggior numero possibile di linee rosse nella speranza di una reazione spropositata da parte di Putin, che spinga la NATO a un maggiore investimento nella guerra, fondamentalmente mandare soldati, perché noi armi da dare a Zelensky non ne abbiamo più. Se parliamo di soldi, stesso discorso, considera che noi in 2 anni e mezzo di guerra abbiamo finanziato Zelensky per circa 200 miliardi di dollari, sono cifre spaventose, cioè Zelensky ha già ricevuto 75,1 miliardi di dollari dalla Casa Bianca, diciamo dagli Stati Uniti, cui bisogna aggiungere 23,3 miliardi di dollari recentemente deliberati dal Congresso. Quindi, se parliamo di Stati Uniti, che ha già avuto 75,1 miliardi più 23,3 miliardi, e dall'inizio della guerra oggi l'Unione Europea e altri paesi europei, Gran Bretagna, Norvegia, Islanda, Svizzera, hanno dato a Zelensky 110,2 miliardi di euro. E all'ultimo vertice sul bilancio comunitario sono stati promessi ulteriori 77 miliardi, quindi l'Unione Europea e altri paesi europei che non fanno parte dell'Unione Europea, ma sono paesi europei, hanno già dato 110,2 miliardi di euro a Zelensky, cioè parliamo di cifre, siamo ben oltre i 200 miliardi tra quello che Stati Uniti e Unione Europea hanno già dato e che progettano di dare, e siamo soltanto a 2 anni e mezzo di guerra. E la NATO non ha altre armi da dare, la NATO non ha altri soldi da dare,
E se anche Putin avesse una reazione spropositata, dubito seriamente che questo causerebbe un ulteriore coinvolgimento della NATO nel conflitto. In questo senso io dico che Zelensky è assolutamente inadeguato al ruolo che ricopre, perché fa dei calcoli sbagliati. Se anche Putin decidesse di colpire Kiev come Netanyahu sta colpendo Gaza, l'Italia, per esempio, non manderebbe soldati. Infatti, proprio perché Crosetto ha temuto una reazione smodata da parte di Putin, ha subito messo le mani avanti, perché dire non potete usare i missili italiani in territorio russo significa automaticamente dirlo implicitamente, toglietevi dalla testa, qualunque cosa accada, che l'Italia possa mandare soldati a combattere a fianco degli ucraini. In questo senso io parlo di inanità di Zelensky, cioè un uomo che fondamentalmente ha sbagliato tutte le mosse che ha fatto. La controffensiva ucraina voluta da Zelensky si è tradotta in un colossale fallimento, la mossa di Kursk è stata un'altra mossa autodistruttiva. A questo punto la domanda che noi dovremmo porci è questa: perché Putin non ha reagito in maniera smisurata? Ecco, molte persone non hanno capito un punto, cioè forse la storia più triste sono gli analisti filo NATO o analisti che si sono formati negli ambienti della NATO, i quali hanno pubblicato una serie di commenti sui loro profili, penso anche a discorsi pubblici che hanno tenuto, i quali hanno sostanzialmente irriso il fatto che Putin non abbia colpito l'Ucraina con le testate nucleari come conseguenza dell'invasione di Kursk. E l'argomento, gli argomenti grotteschi che questi analisti pro NATO o che si sono formati in ambienti della NATO hanno esibito per sorreggere il loro ragionamento sono due fondamentalmente. Il primo è l'argomento della paura. Putin, noi dobbiamo ridere di Putin perché Putin non ha reagito con le testate nucleari perché ha paura della reazione dell'Occidente. Io ho spiegato mille volte, anche nel mio ultimo libro Ucraina-Palestina, il terrorismo di Stato nelle relazioni internazionali, ho spiegato mille volte che se Putin colpisse l'Ucraina con le testate nucleari non ci sarebbe una reazione con le testate nucleari nei confronti della Russia. Non esiste nemmeno una possibilità su un milione di miliardi che Putin, colpendo l'Ucraina con le testate nucleari, venga colpito con le testate nucleari in territorio russo da parte degli Stati Uniti o da parte di qualunque paese della NATO. Non esiste nemmeno una possibilità su un milione di miliardi che questo accada. Se Putin colpisse l'Ucraina con le testate nucleari, semplicemente l'Ucraina si tiene le testate nucleari, punto e basta. Non ci sarebbe nessuna reazione nucleare contro la Russia che attiverebbe l'autodistruzione. Di certo gli Stati Uniti non si lascerebbero autodistruggere, non si autodistruggerebbero, non accetterebbero di vedere il proprio territorio colpito dalle testate nucleari della Russia per difendere l'Ucraina. E questo è stato il primo argomento, l'argomento della paura, no? Questi analisti pro-NATO, cresciuti in ambienti della NATO, ecco, Putin non ha reagito con le testate nucleari perché ha paura dell'Occidente, una stupidaggine colossale. E il secondo argomento è Putin non ha colpito l'Ucraina con le testate nucleari perché non saprebbe come utilizzarle. Quindi sì, è una superpotenza nucleare la Russia, ma noi dobbiamo agire in Ucraina come se la Russia non lo fosse, come se l'Ucraina non fosse una superpotenza nucleare, no? Per creare una narrazione favorevole all'escalation, no? Perché l'argomento qual è di questi analisti pro-NATO? Non vi preoccupate, autorizzate Zelensky a fare qualunque cosa voglia, incluso il bombardamento di Mosca, perché tanto Putin non utilizzerebbe mai le armi nucleari. Una grandissima stupidaggine, perché, come ho spiegato, la ragione per cui Putin non ha colpito l'Ucraina con le testate nucleari dopo l'invasione di Kursk è molto semplice, perché la Russia certamente colpirebbe l'Ucraina con le testate nucleari se si trovasse in una condizione disperata. Il punto è che l'invasione di Kursk non ha posto la Russia in una condizione disperata, ha posto l'Ucraina in una condizione disperata, perché sono stati gli ucraini che hanno dovuto spostare le loro truppe migliori dal Donbass a Kursk e non i russi. E questa è la ragione per cui Putin non ha reagito con le testate nucleari, semplicemente perché è un capo di Stato e ragiona diversamente rispetto alle persone di senso comune. Molti di questi analisti pro-NATO, filo-NATO o cresciuti in ambienti della NATO, pur presentandosi come esperti di politica internazionale, ragionano con la stessa logica dell'uomo di senso comune, cioè dell'uomo qualunque. Cioè pensano che un capo di Stato, che Putin utilizzi le testate nucleari, nello stesso modo con cui una persona comune reagisce al condomino
con cui abbia una lite. Cioè, non è che Putin usi le testate nucleari perché si arrabbia, no? Per cui noi invadiamo Kursk, lui si arrabbia, adesso reagisco con le testate nucleari. E l'uso delle testate nucleari non funziona come l'antifurto di una banca, per cui basta semplicemente che gli ucraini superino il confine russo e automaticamente partono le testate nucleari, no? Un po' come accade con l'antifurto degli appartamenti quando entrano i ladri. Non funziona così, perché la decisione di usare le testate nucleari viene sempre calata all'interno di un campo di forze oggettive soggetta all'interpretazione soggettiva, scusa il gioco di parole, è un campo di forze oggettive che determina la decisione di usare le armi nucleari, sottoposto questo campo di forze oggettive all'interpretazione soggettiva. E le forze oggettive non inducono Putin a utilizzare armi nucleari. Putin è un leader politico, non soltanto Putin, anche Biden, anche Netanyahu, questi sono veri capi di Stato, nel senso, con questo ovviamente io non intendo esprimere un giudizio di apprezzamento verso queste persone, ma sicuramente Netanyahu è un grande capo di Stato, sicuramente lo è Biden, sicuramente lo è Putin. In che senso? Nel senso che sono dei grandi professionisti della politica, sono persone che sono completamente identificate con la cosa pubblica, completamente identificate con lo Stato, e sono persone molto fredde. Cioè Putin, essendo una persona molto fredda, ha un obiettivo da raggiungere e lui sarà giudicato dalla storia della Russia sulla base della sua capacità di raggiungere questo obiettivo e non altri. L'obiettivo di Putin è conquistare il Donbass e chiaramente anche Zaporizhzhia e Kherson, che di fatto ha già annesso. Quello che l'Occidente dice di Putin chiaramente è tutto basato su pregiudizi, luoghi comuni, menzogne e mistificazione, ma la storia della Russia giudicherà Putin in base alla sua capacità di raggiungere l'obiettivo che si è dato. E il ragionamento che fa, lo stesso discorso riguarda Netanyahu, nella storia di Israele Netanyahu sarà valutato sulla base della sua capacità di estendere il territorio israeliano. E se Putin avesse una reazione smodata, ecco, questa reazione allontanerebbe l'obiettivo che intende raggiungere. Putin è esattamente un blocco di ghiaccio, una persona freddissima come Netanyahu, come Biden, vuole raggiungere quell'obiettivo, sa che per poterlo raggiungere non deve arrivare a un'escalation con la NATO. E quando lui è stato invaso a Kursk è rimasto molto freddo, ha cercato di tappare la falla mobilitando nuovi soldati e sta continuando a massacrare l'Ucraina, a mangiare territori in Donbass e non soltanto, perché essendo un capo di Stato non si lascia dominare dalle passioni e dai sentimenti come le persone di senso comune. Allora, la persona di senso comune, cioè gli analisti, ovviamente esistono le eccezioni, ci sono anche analisti della NATO che sono bravissimi, ma diciamo nella gran parte dei casi gli analisti filo NATO, pro NATO, che sono cresciuti in ambienti NATO, sono persone afflitte da grandissimi pregiudizi, no? Io l'ho documentato nel mio libro, nel mio ultimo libro, quello che ho citato prima, i complessi di superiorità dell'Occidente sono sorretti in larga parte dagli analisti della NATO, i quali dicono sempre questo, no? Che la NATO è imbattibile, che la NATO è fortissima, che la Russia è debolissima, salvo poi fare i conti con la realtà. Ecco, questa è la ragione per cui Putin non ha utilizzato le testate nucleari contro l'Ucraina, non per paura e nemmeno perché non saprebbe dove lanciarle. Putin sa perfettamente dove lanciare le testate nucleari, come lanciarle, di quanti chilotoni e così via. Questi sono piani molto dettagliati che sono già nella sua disponibilità, ovviamente. Alessandro, io ti ringrazio. L'ultimissima domanda e chiudiamo, poi ricordo a tutti una serie di appuntamenti. Io venerdì 6 settembre sarò a Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, alle 21, a presentare il mio libro Scomode Verità, dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza. Poi il domenica 8 sarò anche alla Festa del Fatto, alle 16, a parlare di Palestina, tentando appunto di fare un po' di controinformazione. Tu quando sarai invece alla Festa del Fatto quotidiano? Dunque, io sabato 7 settembre, alle 16 ho il firmacopie, alle 17 parlerò con Jeffrey Sachs e con Elena Basile, quindi alle 16 firmacopie, alle 17 sul palco. Ma Jeffrey Sachs sarà personalmente a Roma? Sai che non lo so, probabilmente sarà da remoto, però nel programma non è specificato. Io credo veramente sta scrivendo e dicendo delle cose eccezionali, approfondite, lungimiranti, coraggiose, veramente io lo stimo tantissimo. Sì, io ti dico anche, se posso, che sarò a Firenze, parlerò a Firenze al Teatro dell'Affratellamento il 5 ottobre, sabato 5 ottobre, ha una manifestazione meravigliosa organizzata dal Movimento Pacifista
e diciamo, questa manifestazione inizierà giovedì e si concluderà addirittura domenica. Forse ci sarò io domenica. Esatto, ho visto il tuo nome nel programma provvisorio, che non è ancora pubblico. È ancora portato, ok, devo vedere. Esatto, forse prima di... Ottobre, sì, inizierà giovedì 3 ottobre a Firenze, Teatro dell'Affratellamento, e terminerà domenica 6 ottobre. Io parlerò sabato 5 ottobre alle 21, terrò una lezione accademica e probabilmente il titolo di questa lezione accademica, diciamo, lo sto concordando, dovrebbe essere Israele è uno stato terrorista? E come sai, nel mio ultimo libro io ho affrontato questa tematica sulla base L'ho della letto. letteratura scientifica disponibile. Noi sappiamo che la letteratura scientifica sul terrorismo distingue due tipi di terrorismo. Noi in Italia conosciamo soltanto un tipo perché ci fa comodo conoscerne soltanto uno, che è il terrorismo degli attori non statali, come Al-Qaeda, come l'ISIS, ma la letteratura scientifica in Italia non è penetrata, questa letteratura, io ho cercato di introdurla con questo mio nuovo libro, spiega invece e riconosce che esiste anche il terrorismo di Stato, che è appunto la condotta di Israele nei confronti dei palestinesi, quindi questo dottore. Da decenni praticamente. Alessandro, se abbiamo terminato, io ti ringrazio moltissimo di avermi ospitato, come sempre per me è un grande piacere. Sì, l'ultimissima, proprio l'ultimo flash, che abbiamo 2 minuti. Quando e secondo te come se ne uscirà? Con un negoziato per forza? Questa Parli dell'Ucraina oggi. guerra finirà soltanto alle condizioni di Putin. La guerra finirà quando finirà, con lo smembramento dell'Ucraina, e l'Ucraina sarà privata delle condizioni necessarie per essere un paese prospero. Quindi sostanzialmente le politiche della NATO hanno distrutto l'Ucraina e hanno compromesso anche il suo futuro, perché quello che Putin porterà via all'Ucraina porrà l'Ucraina in una condizione disperata, cioè l'Ucraina non tornerà mai più, diciamo, in un futuro, diciamo, prevedibile, a funzionare come uno stato normale, e non avrà più le risorse fondamentali, per esempio tutto quello sbocco al mare che per l'Ucraina erano fondamentali per poter immaginare un futuro prospero. Quindi la guerra finirà alle condizioni di Putin, finirà con una catastrofe per l'Ucraina. E in tal caso, tra l'altro, con un'Ucraina in questa situazione, l'eventuale entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea o addirittura nella NATO spaventerebbe molto meno il Cremlino. Questa era la logica. No, quello è quello che Putin si augura. Putin si augura che l'Ucraina entri nell'Unione Europea perché ammazzerebbe l'Unione Europea, l'affonderebbe, perché chiaramente l'Ucraina è uno stato in bancarotta permanente, perciò l'Unione Europea dovrebbe poi assumersi il costo, non soltanto della ricostruzione, ma anche di tenere in vita lo Stato ucraino. Una cosa che peraltro noi già facciamo, perché come tu sai, io prima ho Certo. citato quelle cifre, no? Più di 200 miliardi, ma una fetta importantissima di questi miliardi sono per sorreggere lo Stato ucraino, pensioni, pagare gli stipendi ai professori, la scuola, gli ospedali, i servizi pubblici e così via. Quindi io penso che a questo punto Putin esprima l'auspicio che l'Ucraina un giorno entri nell'Unione Europea, poi con la Germania in recessione, la situazione dell'Unione Europea si aggraverebbe molto con l'ingresso dell'Ucraina. Diciamo che mi dispiace di vivere in un paese che io amo moltissimo, perché tu sai come quanto io ami l'Italia, io amo il mio paese follemente, però mi dispiace che l'Italia abbia un sistema dell'informazione sulla politica internazionale così corrotta che non abbia il coraggio di constatare l'ovvio, cioè che le politiche della NATO in Ucraina hanno causato la distruzione dell'Ucraina. Grazie Alessandro, e in bocca al lupo, e ci vediamo presto. Va bene, grazie e a tutte le persone che ci hanno seguito. Ciao a tutti.